Italia abbiamo un patrimonio edilizio che in gran parte si è sviluppato nel periodo che va dal 46 al 71, quindi con la legge 1086, fino anche agli anni 80. Questo patrimonio edilizio, secondo i dati Istat al 2011, ma anche quelli precedenti al 2001, hanno un grave problema, nel senso che sono in pessimo stato di conservazione. Però nessuno dice come stanno questi fabbricati. Allora, poiché in Italia si parla quasi ogni volta che c'è un crollo, in Italia negli ultimi 40 anni ci sono stati roba come 30-40 crolli, senza parlare di quelli addebitati agli eventi sismici, viene da chiedersi se è il caso di dotare i fabbricati che hanno alcuni requisiti, tipo una certa anzianità, mai collaudati, costruiti senza nessuna legge, quindi praticamente abusivi, se è il caso di farli dotare di una certificazione non di collaudo, ma di certificato di idoneità statica, che del resto in Italia già esiste questo strumento, ma solo in alcuni casi, per le sanatorie urbanistiche, per il condono edilizio e altri casi del genere. In realtà alcuni comuni in Italia, un po' all'avanguardia dobbiamo dirlo, tipo il comune di Milano ma anche di Trento, hanno già adottato, già da qualche anno, l'obbligatorietà della certificazione di idoneità statica per gli edifici che hanno più di 50 anni mai collaudati e anche a certe altre condizioni. Il nostro ordine intende proporre una riflessione in merito perché in qualche maniera gli ordini professionali con le associazioni interessate si propongano presso le amministrazioni comunali, in attesa di una legge che chissà se mai verrà, di promuovere delle linee guida per l'obbligo della certificazione per edifici di un certo tipo, vetusti e in stato di degrado.